Bentrovati al TG Med List, l'informazione nella lingua italiana dei segni a cura della redazione del TG Med. Una coppia della provincia di Palermo è stata posta agli arresti domiciliari perché avrebbe fatto prostituire la figlia di appena 9 anni. A commettere le violenze due anziani, finiti anche loro ai domiciliari. Per ogni incontro pagavano tra i 5 e i 25 euro. Promettevano a clienti pieni di debiti cause legali di successo contro il fisco o le banche. In realtà incassavano i contanti senza fare nulla. Sono stati così posti ai domiciliari un ex avvocato di Messina, due legali catanesi e un procacciatore di affari. (75) dipendenti su 150, ovvero la metà degli autisti dell'azienda siciliana Trasporti a Palermo, è sotto indagine per aver sottratto gli incassi dei biglietti venduti sui bus. Come riporta il giornale di Sicilia, il personale si è difeso sostenendo di aver solo trattenuto i soldi a titolo di acconto sugli stipendi arretrati. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Villa Abate, in provincia di Palermo. L'uomo stava lavorando sul tetto di una ditta che produce detersivi quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il Palermo in ritiro a Coccaglio per preparare la trasferta di Vercelli dopo 3 sconfitte consecutive. Dopo la squalifica rientrerà a Coronado. Per il TG Med List è tutto, arrivederci.